Ieri avevo pulito tutto perfettamente, avevo pulito tutto per vedere effettivamente cos'è la situazione. E stamattina questa è la situazione. Solo qualche mese fa una residente di Conselve girava questi video nel giardino della sua abitazione a pochi metri dalle distillerie Bonollo. Lunedì 6 maggio la situazione era questa. Ancora fumi e polvere scura che si depositano, come vedete, sui davanzali e sulle pareti interne delle case, ma il denso strato nero è ben visibile sui muri delle abitazioni, sulla segnaletica stradale e sugli archetti che dividono la strada dai marciapiedi. I cittadini di Conselve tornano a lanciare l'allarme sulla qualità dell'aria. La convivenza con la grande distilleria, che si trova a pochi metri dal centro abitato, è sempre stata difficile, una questione che preoccupa da anni. Da settembre poi, secondo i residenti, le emissioni sono aumentate. Nella mia abitazione noto che se vado a pulire trovo depositi di polvere che possono essere sia granulare, cioè la porto via con la mano, sia incancrenita dal tempo per il deposito che si è fatto. Le mamme hanno paura a far giocare i bimbi in giardino, ci raccontano. Ad inizio anno, viste le continue segnalazioni dei residenti e i carabinieri, c'è stato anche un vertice in prefettura con la proprietà. ARPAV, che proprio davanti alla distilleria ha posizionato una centralina, è uscita più volte a fare rilevazioni, campionando le polveri. L'ultima volta, solo un paio di giorni fa. I residenti attendono di conoscere i risultati, ma intanto la preoccupazione cresce. L'odore è insopportabile. E a volte ci fa allontanare dalle nostre abitazioni, se non addirittura ci ha svegliato più volte anche la notte. Noi adesso vediamo che dalla distilleria c'è una nube di fumo, vediamo anche i muri neri, ma poi cosa accade anche? Accade che quello che è visibile può destare sospetto e quindi ti induce a pensare e a reagire, ma la puzza purtroppo non si può né fotografare né riprendere, quella si subisce e basta. Ed è insopportabile, è un qualcosa di disumano.